Anticipazioni Tempesta d'Amore. Trama puntate. Dal 4 al 10 ottobre 2021. Selina non vuole sposare Christoph. Lunedì 4 ottobre 2021. Maya è delusa dal fatto che Cornelius non riconosca che abbia fatto tanto per mantenere il loro segreto. Pertanto, terribilmente affranta, decide di non aiutare più il padre e di raccontare la verità sulla sua identità e su ciò che gli è successo in passato a Florian. Sul più bello, però, si tira indietro. Cornelius prova a scusarsi con Maya. Lei, piangendo, lo abbraccia. Il Vogt li vede insieme e si convince che la sua amata abbia un altro. Non sa che sono padre e figlia. Dopo che i Salfield non hanno posto la firma sul contratto, Ariane e Eric cercano di trovare una spiegazione innocua alla foto diffusa segretamente dalla Von Thaleim. Eric alla fine racconta una bugia molto credibile. Dice a tutti che la Kallenberg, per infangarlo, ha iniziato a baciarlo e ha messo in giro la foto. A Vanessa manca la vicinanza di Max, che è sempre più distante. Martedì 5 ottobre 2021. La Sommichler litiga con Max, che però riesce a farsi perdonare, portando la ragazza a cena. Ha luogo un bellissimo momento di vicinanza tra i due. Rosalie rivela ad Ariane che si sta dimettendo dalla sua candidatura a consigliera regionale. Indispettita, la Dark Lady le fa capire di avere ancora un forte ascendente su di lui e che non le permetterà di ribellarsi ai suoi voleri. Rosalie così è costretta a raccontare a Michael una grossa bugia. Florian vuole sapere da Maya che rapporto ha con Cornelius. Eric giunge all'improvviso e la Von Thaleim non può rivelare al suo amato la vera identità di Cornelius. E così sconvolge Florian, affermando di avere una relazione con il nuovo arrivato. Christoph cerca di avvicinarsi a Selina, aiutandola a lavorare nella stalla. All'uomo poi cade l'anello di fidanzamento dalla tasca. Mercoledì 6 ottobre 2021. Selina sorprende Christoph intento a rovistare nella stalla. All'inizio non capisce che cosa sta cercando. Poi, quando lo vede con un bellissimo anello di fidanzamento, intuisce subito che è per lei. Ed infatti la proposta di matrimonio non tarda ad arrivare. Max e Vanessa hanno fatto pace e sono di nuovo amici. Il fitness trainer però trova molto piacevole trascorrere del tempo con Shirin. I due sono molto complici e condividono le stesse passioni. André affronta lenti, non ha alcuna possibilità di ottenere la frusta d'oro se non segue i suoi consigli. La donna ferita dalle sue parole reagisce malissimo e la discussione che ne segue porta la coppia ad offendersi reciprocamente. André ha bisogno di un po' di distanza. Così, quando scopre che Michael deve recarsi in Italia per partecipare a un congresso, decide di accompagnarlo. Giovedì 7 ottobre 2021. Shirin organizza l'inaugurazione della sua attività il giorno stesso in cui Max è invitato dai Sommichler. Quando il giovane torna a casa, scopre che la Ceylan ha incassato una delusione. Per strapparle un sorriso, la sorprende con un bel gesto. Selina fa capire a Christoph che è troppo presto, si conoscono da poco, non possono sposarsi. Tuttavia accetta di incontrarlo per cena. I due così si riconciliano e trascorrono una notte romantica indimenticabile. Le accuse di Maya colpiscono Cornelius, che prende una decisione seria. L'uomo consegna alla figlia la cartella clinica della sua chirurgia facciale. Grazie a essa può dimostrare a Florian la verità e convincerlo che non sta mentendo. Lenti soffre quando scopre che André intende accompagnare Michael al congresso. Werner cerca di meditare tra i due, ma è troppo tardi. Venerdì 8 ottobre 2021. Shirin e Max si scambiano un bacio. I due poi si incontrano presso la sala fitness e Richard spiega alla ragazza come utilizzare al meglio il tapis roulant. Alla fine il giovane vive un momento emozionante con l'amica di Maya,
Per scoprire cosa sta realmente succedendo tra Ryan e Eric, Christoph lascia che Schultz Junior li tenga d'occhio. Il boy intuisce di avere lo scagnozzo del Salfid alle calcagna e non esita a riferirlo alla Kallenberg, che con una mossa riesce a confondere la spia. Maya ammette di non riuscire a confessare la verità a Florian. Non può rischiare che il suo amato riveli tutto al fratello. Eric, se venisse al corrente del ritorno del Von Thalheim, sicuramente si recherebbe dalla polizia per denunciarlo. Pertanto, con il cuore pesante, restituisce al padre il prezioso fascicolo. Lenti e triste a causa di André. Sabato 9 ottobre 2021. Per caso Ariane scopre una cimice sotto al suo letto e lo riferisce a Eric. Dal momento che non sanno cosa ha rivelato e se Christoph è a conoscenza della loro relazione, il Vogt si intrufola nell'ufficio del Salfid per analizzare il suo PC. A un tratto qualcuno lo vede. André è partito senza salutare Lenti. Quando Werner lo scopre, cerca di tirar su il morale alla donna, invitandola a prepararsi al meglio per la imminente gara di cucina. Robert è irritato. Cosa sta architettando suo padre? Selina gode dell'avvenuta riconciliazione con Christoph e tiene le distanze da Cornelius. Tuttavia, quando apprende da Florian che Maya e il nuovo arrivato hanno una relazione segreta, va su tutte le furie. Shirin accusa Max di averle causato l'incidente di proposito. Per farsi perdonare, le regala un mazzo di fiori. Il gesto non sortisce l'effetto sperato. Domenica 10 ottobre 2021. Vanessa continua a sperare nelle lezioni di scherma con Max. Alfons vorrebbe comprare a Hildegard un nuovo vestito per la cerimonia di premiazione del concorso di cucina. Rosalie viene in suo aiuto ed è felice quando poi scopre che la Sombikler ha gradito il regalo del marito. A Maya manca Florian e anche il ragazzo è tormentato dal mal d'amore. Quando i due si incontrano nel bosco, si avvicinano. Il Vogt ammette di essere a pezzi e di essere ancora innamorato di lei. Colpita la Von Thalheim, gli fa un'importante confessione. L'imminente firma del contratto porta Christoph ad avere incubi notturni. Tuttavia, il giorno seguente decide di siglare l'accordo per la costruzione dell'hotel termale. Eric è sollevato. Max riceve di nuovo un rifiuto da Shirin. Vanessa si avvicina e tenta un approccio. Anticipazioni di tempesta d'amore, puntate tedesche, il gesto sofferto di Florian. Maya salverà la vita a Florian, che aprirà improvvisamente gli occhi e si renderà conto di amare solo lei, pur avendo intrapreso una relazione con Constance, la sorellastra della Von Thalheim. Hannes però, il nuovo amore di Maya, disposto a tutto pur di non perdere la sua fidanzata, avanzerà una richiesta molto particolare al rivale, il quale purtroppo non potrà rifiutare. Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Florian spezza il cuore a Maya. Tra intrighi familiari volti a dividerli, segreti, bugie inconfessabili ed ex che ritornano, la storia d'amore della 17ª stagione, quella che vede divisi Maya Von Thalheim e Florian Vogt, stenterà ancora a decollare. Le anteprime tedesche indicano che i due innamorati avranno una nuova prova difficile da superare. L'happy end, dunque, è ancora lontanissimo per questa giovanissima coppia. E tutto ciò perché Hannes, il nuovo fidanzato della ragazza, farà una richiesta alla quale Florian, che capirà nel frattempo che la figlia di Cornelius è la sua anima gemella, non potrà dire di no. Come vi abbiamo già spoilerato, la nostra protagonista inizierà una relazione con Hannes Frolich, un suo fidanzato della gioventù, che pazzo di lei, ritornerà a Wicklheim dichiarandole non solo tutto il suo amore, ma anche giurandole di volerla per sempre al suo fianco. Un giorno i due partiranno per una escursione e a causa di un terremoto resteranno bloccati in una angusta grotta. Maya prenderà il cellulare per chiamare i soccorsi, ma si accorgerà di non avere campo. Determinata a salvare se stessa e il suo amato, comporrà il numero di Florian, che magicamente le risponderà. Il ragazzo, dopo tanto vagare nel bosco, riuscirà poi a localizzarli e a trarli in salvo. Purtroppo però le operazioni di salvataggio si riveleranno molto difficili. E se la Von Thalheim e il suo fidanzato ne risulteranno indegni, non si potrà dire lo stesso del fratello di Eric,
che purtroppo contrarrà una brutta infezione. Florian, dopo giorni e giorni di ospedale, continuerà a risultare gravissimo, tanto che i medici, dopo averlo dimesso, gli daranno poche settimane di vita. Il giovane affranto farà di tutto per allontanare Maya dalla sua vita e inizierà una relazione con la sorellastra della ragazza, Costanze, una donna cattiva e manipolatrice, giunta in paese per portare scompiglio ai suoi familiari. Nel frattempo la von Thalheim non potrà più mentire a se stessa. Pertanto respingerà la proposta di matrimonio di Hannes e deciderà di dichiarare tutto il suo amore a Florian. Peccato però che il ragazzo non solo la rifiuterà, ma le farà capire di non provare più per lei i sentimenti di una volta. In realtà, come precisano altri spoiler, Florian risponderà così solo perché è convinto di dover morire. Certo di essere prossimo alla fine, vorrà risparmiare alla sua amata la sofferenza di stare accanto a una persona destinata a indicibili sofferenze. Anticipazioni Tempesta d'Amore, puntate tedesche. Maya salva Florian, ma Hannes ha una particolare richiesta da fare al rivale. La von Thalheim però, nonostante il colpo incassato, non si arrenderà. E il Vogt sarà dunque costretto a ricorrere a mezzi drastici per farsi odiare, tanto da arrivare addirittura a ufficializzare la sua unione con Constance. Inutile dire che la reazione di Maya non sarà delle migliori. Ma nonostante tutto questo, si porrà un validissimo obiettivo: trovare la cura necessaria per salvare la vita al suo amato. Grazie a lei, infatti, un ricercatore riprenderà gli studi interrotti per mancanza di fondi per curare l'infezione contratta dal giovane Vogt. Ma al di là del successo iniziale, ci sarà un piccolo problema. Maya scoprirà che il suo amato è stato assegnato al gruppo dei pazienti destinati a ricevere un placebo anziché la cura vera e propria. Tale ingiustizia farà perdere il senno alla ragazza che, in un momento di rabbia, determinata a porre rimedio alla difficile situazione, organizzerà il furto dei farmaci per somministrarli di nascosto a Florian. Il giovane Vogt, da quel giorno in poi, comincerà a sentirsi meglio e lui ritornerà il desiderio e la voglia di passare del tempo con la donna che ama. Maya sarà il settimo cielo, ma purtroppo la ritrovata felicità tra i due protagonisti non verrà apprezzata da tutti i personaggi. Se Constance comincerà a tramare pericolosamente contro la sorellastra per spingere a lasciare l'hotel, Hannes farà pesare alla von Thalheim il fatto di aver investito tutto il suo patrimonio per trovare i farmaci necessari a salvare la vita al giovane Vogt. Una mattina Florian si presenterà da Maya per dichiararle di amare solo lei e di essersi avvicinato alla consanguinea solo perché temeva di condannarla a una vita di sofferenza. Al posto della ragazza però, ecco che comparirà Hannes, il quale gli farà notare il fatto che se non fosse stato per i suoi soldi, adesso sarebbe passato a miglior vita. Tra i due nascerà una forte discussione che terminerà con una richiesta sconvolgente da parte di Hannes. Il ragazzo pretenderà 22 settimane di tempo da passare rigorosamente insieme a Maya per provare a rubarle il cuore. Seppur sconvolto, il Vogt non potrà rispondere di no. Tuttavia gli farà capire di essere certo di una cosa: lui e Maya sono destinati a stare insieme. Nessun segreto o intrigo potrà bloccare il loro amore. E che cosa succederà? La von Thalheim riscoprirà i sentimenti per lui oppure no? E non dimentichiamoci di Constance. Pare che la ragazza agirà nell'ombra per instillare i dubbi in Florian. Appuntamento alle prossime news per tutti gli aggiornamenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.